Well, I think of this situation as a contemporary situation to what is being shown in the Palazzo Te. I think that right now we all have to understand time in a different La way rappresentazione ideale, questa della mia opera qui a Palazzo Te, essenzialmente perché da quanto ho visto in Italia e quanto vedo anche molto recentemente, opere antiche sono state messe insieme a opere più contemporanee, perché io credo che il tempo vada rivisitato il concetto di come leggiamo il tempo, ovvero non ci sia più un inizio, un centro e una fine, quindi non più un tempo lineare, ma un tempo che forse vada, che scorra lateralmente o comunque che ci abbracci in una sorta di distanza tridimensionale. Perché vedo spesso appunto questo è stato fatto in Italia recentemente. Questo per me è molto interessante, ha un grossissimo potere nel ripensare il concetto del tempo. If you watch this piece, you'll see in the end, when everybody has fallen down, Quest'opera in in the end you'll particolare, se see guardate molto bene, alla fine della sopraffazione dell'acqua, quando le persone si stanno quasi per rialzare, si vede molto bene che si aiutano tra di loro, si cercano, si aiutano, si danno forza. Quindi io credo molto in questa rigenerazione di uno spirito positivo che ci fa rimettere in piedi e che ci fa distruggere questa forza negativa. It was born at the beginning of 2004, and L'idea nasce I was nel interested in 2004. La mia idea era quella di rappresentare delle persone, gli esseri umani, gli individui sopraffatti da una forza, in questo caso una forza naturale come può essere l'acqua, potrebbe essere anche una forza, un fuoco, un incendio, un evento naturale, una catastrofe, anche una sommossa politica. La mia idea era quella di rappresentare gli esseri umani in questo momento di sopraffazione, ma che poi ritornano, che poi si rialzano in piedi, che poi combattono questa fonte di sopraffazione, di energia negativa. E la mia idea è un'idea molto positiva, cioè io riesco sempre a pensare a questa sopraffazione come un momento in cui poi l'uomo, l'essere umano, combatte questa forza negativa, qualunque essa sia, e si rimette in piedi e si riaggrega per combatterle, quindi eventualmente alla fine comunque vincerà questa forza positiva dell'uomo. We'll find a way to destroy.